Siamo a Capodiponte, nel parco di Bedolina Seradina, per il progetto La grammatica delle figure, che riavvicina illustrazione e incisioni rupestri. Abbiamo portato in Valle Camonica quattro editori, Terre di Mezzo, Topi Pittori, Orecchio Acerbo e Corraini Edizioni, e i loro autori illustratori. Oggi siamo qui sulla grande mappa di Bedolina con Alessandro Bonaccorsi, che ci racconta e ci fa lavorare sul suo progetto La via del disegno brutto. Siamo qua in Val Camonica e siamo venuti per sperimentare un po' un tipo di disegno che per noi è molto, molto lontano nel tempo e riuscire a disegnare le figure che sono su queste pietre è stata un'esperienza molto, molto forte, un po' perché sono un patrimonio che studiamo così quando dobbiamo approntarci al mondo dei segni, al vasto mondo della grafica, diciamo. E dall'altro perché il disegnare proprio all'aria aperta, non ciò che vediamo, ma rappresentare questi segni che sono incisi sulla pietra, che quindi sono anche poco visibili e che raccontano un mondo o un tipo di visione, di immaginazione che alle volte è incomprensibile perché non rappresenta ciò che vediamo, gli alberi, le rocce, ma rappresentano un mondo interiore e immaginario che col quale è difficile entrare in contatto è veramente magico. Quindi spero che le persone insomma, siano riuscite a percepire questa magia. Io sono molto contento perché è uno dei luoghi simbolo proprio anche del disegno brutto, perché gli studi sui segni della Val Camonica sono stati tra gli ispiratori, insomma, di molte delle cose anche che sono nel libro La via del disegno brutto e che continuano perché comunque tutto il ragionamento sul linguaggio visivo passa attraverso questo mondo qua, questo periodo, queste civiltà che non erano per niente arretrate, ma tutt'altro, e usavano i segni e il disegno per non solo per raccontare, ma proprio per spiegare le cose, per ricordarsi, per prendere appunti. Insomma, secondo me dovrebbero essere di insegnamento per noi e dovrebbero essere portate nelle scuole, negli uffici, nelle fabbriche, credo.